Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Milan Inside. Video prepartita, video di avvicinamento al match di Champions Milan-Porto che si giocherà alle 18:45. Notizie riguardanti probabili formazioni, discorso circa la partita. Vediamo un po' come andrà. Ma prima di cominciare, ragazzi, sistemiamoci i capelli e vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, è fuori discussione, questo lo sappiamo tutti, che oggi è l'ultima spiaggia per sperare di andare avanti in Champions, di qualificarci agli ottavi. È l'ultima spiaggia perché oggi un risultato diverso dalla vittoria chiuderebbe, non matematicamente, ma in maniera pressoché ufficiosa e quasi definitiva, difatti, precluderebbe il nostro passaggio agli ottavi. Una partita che credo i ragazzi approcceranno in maniera diversa rispetto a quella dell'andata, dove seppur immaginando le caratteristiche del Porto, pur conoscendole, pur sapendo il modo di giocare, c'è stato un sovvertimento totale della previsione di come sarebbe potuta andare la partita. Milan che praticamente non è azzeccata una all'andata. Il Porto invece ha fatto una partita strepitosa. Mi verrebbe da chiedere perché, e ora non ho visto la partita, ma con Liverpool hanno perso 5-1. Se giocavano così, mi viene difficile credere che se avessero giocato così avrebbero perso la partita 5-1, ma comunque tant'è, evidentemente pensano anche loro che siamo noi i diretti avversari, noi e l'Atletico, ci può stare, giusto. Partita che Mister Pioli sta preparando con il solito modulo, però con alcuni cambi di interpreti. In porta ci sarà Tatarusano, chiaramente linea difensiva 4 con Calabria, Tomori e qui il primo ballottaggio tra Romagnoli e Kjær. Molto probabile che Kjær riposi in vista derby e che quindi giochi Romagnoli, sul quale ci sono ormai è annoso, per così dire, il discorso circa le sue qualità. Secondo me tutto è come lo si inquadra, nel senso, se lo si vede come un titolare del Milan, allora no. Se lo si vede come un buon ricambio, ok, può andare. Ecco per cui non mi strapperei i capelli, per un suo addio, sinceramente. È arrivato che aveva tantissime potenzialità, buona prospettiva, però non le ha mai mantenute, difatti. Quindi vedremo come andrà a finire, ma tant'è, oggi dovrebbe giocare lui. A sinistra Theo, che purtroppo, come ben sappiamo, salterà il derby. Non è stato convocato Ballo Touré, forse per permettergli anche di recuperare al meglio in vista di domenica. E quindi ci sarà Theo, sul quale mi viene un dolore ogni volta perché se fosse stato fischiato il fallo su Krunic a questo punto non dovevamo rinunciare a lui domenica, ma tant'è. A centrocampo, come sempre, due tra i tre, al momento dovrebbero essere favoriti Tonali e Kessié. Kessié, come dicevo nella diretta di ieri, Kessié
che sia anche in questa situazione ambigua del rinnovo del contratto per Pioli è imprescindibile. Quindi se c'è, se sta bene, gioca. Poi per il resto si alternano Tonali e Bennacer. Considerato che domenica ha cominciato Bennacer, oggi dovrebbe cominciare Tonali. Sulla tre quarti, sicuri Selemakers e Diaz, c'è un ballottaggio a sinistra. Purtroppo non è recuperato Rebic e quindi il ballottaggio è tra Leao, che obiettivamente avrebbe bisogno di riposare un attimino, e Krunic, che come nelle pagelle di domenica non prenderà mai la palma di migliore in campo, ma è difficile anche che prenda quella del peggiore, perché comunque sia si impegna, fa e dice. In avanti il ballottaggio è il solito, però per lo stesso discorso di Kier dovrebbe partire il titolare Giroud per preservare Ibra, che può comunque entrare a partire in corsa, eventualmente non dovesse sbloccarsi la partita o comunque sia dovesse mettersi male, e comunque sia sarebbe titolare poi Zlatan domenica. Verrebbe da pensare il motivo per cui si decide di fare turnover in Champions per mantenere i titolari del campionato. È chiaro che tanto è dettato dalla situazione di classifica, perché se il Milan fosse stato lì con un punteggio, diciamo, con punti necessari a lottarsela o per il primo posto, comunque sia in maniera più concreta, più seria per la qualificazione, probabilmente avremmo assistito a delle scelte migliori. Evidentemente, pur sapendo che se dovessero fare 9 punti nelle prossime 3 partite, ci sarebbero buone possibilità di passare, altrettanto sì, è vero che se oggi non dovesse andare, sarebbe chiusa e quindi a quel punto meglio preservarsi per domenica. Ci stanno come ragionamenti. Io personalmente penso che chiaramente tutto dipende da oggi. Se dovessi vincere oggi, allora poi nelle prossime partite ti ci impegni veramente, perché poi il prossimo impegno sarà lo scontro diretto con l'Atletico, dove chiaramente anche lì dovrai vincere. E se tu dovessi vincere lì, ti ritroveresti a 6 punti, vincendo oggi, vincendo lì, ti ritroveresti a 6 punti con l'ultima partita da giocare con un Liverpool praticamente in vacanza e poi con Atletico e Porto, che se tutto va come deve andare, si ritroverebbero all'ultima partita entrambe. Se l'Atletico oggi perde contro il Liverpool, che magari vuole chiudere la questione qualificazione primo posto, e poi tanto dipenderà da Porto a Liverpool della prossima, però diciamo se tutto dovesse andare come va, il Milan si ritroverebbe a 6 e Atletico e Porto a 4. Quindi si potrebbe anche cominciare a ragionare lì in un'ottica di un pareggio, però sono tutti discorsi campati in aria. Bisogna vincerne 3 su 3, 3 su 3 e sperare che magari ci siano delle congiunzioni astrali che ci favoriscano. Per il resto vedremo, pensiamo ad oggi, pensiamo ad impegnarci ad oggi, poi penseremo a domenica che sarà più importante, poi ci sarà la sosta per... Dopo la sosta dovremo recuperare un po' di gente. Florenzi, Messias, Rebic dovrebbero tornare, insomma. Poi praticamente rimarrebbe fuori solo Maignan, Pellegri, lascia il tempo che trova. Rimarrebbe fuori solito Maignan, che ieri ha ricominciato ad allenarsi individualmente con un recupero previsto per la prima partita dell'anno nuovo Milan-Roma del 6 gennaio. Speriamo passi subito questo tempo. Tatarusano, dopo il primo paio di partite dove ha commesso qualche errore,
si sta disimpegnando meglio, è arrivato il primo clean sheet, è stato decisivo a Roma e quindi fiducia in Tatarusano e andiamo avanti così. Noi siamo in Milan, dobbiamo sempre puntare a vincere, a fare il meglio. Io vi ringrazio ragazzi, vi do appuntamento a una live che faremo oggi nel pre-partita di Milan-Porto, poi vediamo su quale piattaforma, si può dire, sì. E niente, vi ringrazio, rimanete collegati su Milan Inside per continui aggiornamenti, ricordatevi gentilmente il mi piace, condivisione. Iscrizione al canale, tutti i link dei profili social e il sito acmilaninside.com. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan!